tu puoi uscire i capezzoli, una donna non può uscire i capezzoli. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Prima di venire al dunque, guardatevi i commenti qui sotto, quello in evidenza, c'è il canale di Dyer Morelli Hank, un famoso YouTuber che fa video di crescita personale. Se volete analizzare la realtà in una maniera diversa, buona ed efficace, vi consiglio di iscrivervi al suo canale. Facciamolo arrivare a 1000 iscritti. Detto questo, forza Dyer. Allora, oggi come oggi, si sa, è scontato dirlo, è banale, ma lo faccio lo stesso. Noi uomini possiamo tranquillamente uscire e andare senza maglietta addosso, no? Possiamo girare a torso nudo. Io, se giro a torso nudo per la città, non credo che mi capiti nulla, va bene? Se una donna uscisse con il seno di fuori, apriti cielo, probabilmente verrebbe addirittura denunciata per atti osceni in luogo pubblico, va bene? Ora, notate o no che c'è una netta, una forte, una grande differenza tra un uomo e una donna? Notate che c'è una libertà che l'uomo di fatto ha e una donna invece che di fatto non ha? Cioè, guardate in faccia la realtà. Una donna non può girare con i seni scoperti, non può girare mostrando i capezzoli. Noi uomini invece possiamo farlo. E a me, sinceramente parlando, questa situazione sta molto stretta. Perché? Perché ritengo assurdo limitare la libertà di una donna, qualsiasi essa sia, anche una donna di 25 anni o di 20 anni, ragazza. Ok? Cioè, perché noi uomini possiamo girare coi capezzoli di fuori, invece una donna no? Ma per quale motivo tutto questo? Per quale fottutissima ragione, mi chiedo e vi chiedo, un uomo deve essere libero, invece una donna non può essere libera? Domanda. Una birretta ci sta con questo caldo. Stasera vi ricordo che non berrò alcuna birra perché la sto bevendo ora, ok? Cioè, vedete qual è il comportamento umano? È assurdo, ma perché io non posso vedere una donna con il seno scoperto, con i capezzoli di fuori? Io invece uomo posso stare con i capezzoli di fuori. Ma la donna ha i capezzoli diversi dall'uomo. Ma cosa diciamo? Ma cosa si sta dicendo, regà? Ma dov'è il problema? Ma perché una donna non può mostrare i capezzoli? Dov'è il problema? Dov'è la difficoltà? Perché una donna non può essere libera da questo punto di vista? Però l'uomo può mostrarsi con i capezzoli di fuori. No, perché la donna ha i capezzoli diversi. No, regà, non è vero, i capezzoli sono uguali. Un'aureola, una parte centrale molto grande, che diventa più grossa e più piccola a seconda del grado di emozione che quella persona registra. Ok? Quindi, perché? E mi chiedo ancora di nuovo, perché una donna non può essere libera? C'è sempre questo stereotipo a pensare che la donna, siccome è donna, ha il seno, non può mostrare i capezzoli. Regà, io ve lo dico senza portarvi in errore e senza farvi pensare che io sia un porco o un maiale. Se io avessi davanti a me una donna con il seno scoperto e che gli si vedessero i capezzoli, io non avrei problemi. Anzi, direi che bello. Cioè, non è che rimarrei scioccato, turbato, amareggiato, deluso, affranto dal dolore, sconvolto, avrei uno shock. No, ma di che? Ma di che, raga? Ma di che? Io rimarrei tranquillo e sereno. Non direi, oddio mio, ma guarda un po' quella, no? Cavolo, ha scoperto il seno. Oddio, apriti cielo, è successo un casino. Cavolo, ha mostrato i capezzoli. Oddio mio, è una visione terribile, scioccante, turbante. Regà, non è nulla di tutto questo.
toglietevi dalla testa un concetto del genere, anche perché, ripeto, l'uomo e la donna, se voi li guardate bene, a parte l'uomo che ha un membro, la donna che ha una fessura in mezzo alle gambe, siamo tutti uguali. Regà, tutti finiremo dentro ad una bara. Regà, tutti finiremo dentro ad una bara. La nostra casa non è quella che abbiamo attualmente parlando, formata da camera, cucina, bagno, oppure due camere, cucina e due bagni. La vera casa, la vera nostra casa, vera, ma quella vera, è la bara, dove tutti andremo a finire. Ok? Punto a capo. Quindi, riassumendo brevemente, a me dà le palle, dà molto fastidio quando vedo che ci sono donne e ragazze che purtroppo non possono uscire il loro seno. Ma perché non possono uscire i capezzoli? Dove sta scritto? È una cosa che a me non piace, dispiace tanto. Anche perché, regà, una donna con il seno di fuori non è una cosa brutta da vedere, è una cosa bella. È una creatura gradevole, sexy, affascinante, intrigante, conturbante. Non è qualcosa di schifoso, di anomalo, di brutto, va bene? Quindi, chiudendo il discorso che faccio in questo video, vi dico, iniziamo a guardare le persone per come sono. Un bel seno di fuori non è un problema, i capezzoli sono tutti uguali, punto e a capo. Ciao da Leandro, conoscitore italiano, iscrivetevi a Dai Armorelli Inc, che trovate il video, o meglio, il canale, nel commento in evidenza sotto a questo video di oggi. Ciao a tutti.